A 20 giorni dal ritiro precampionato si avvicina il momento delle prime importanti operazioni per il Pescara. C'è un reparto, l'attacco da ricostruire. Ma le attenzioni principali in questa fase sono sul centrocampo, perché il Delfino potrebbe perdere il suo faro e capitano Gaston Brugman. Sul giocatore si è innescata una incredibile asta. Inizialmente si pensava che il centrocampista uruguaiano potesse lasciare Pescara solo per la Serie A o per l'estero. Ma negli ultimi giorni si sono fatti avanti club ambiziosi di Serie B, come Cremonese e soprattutto Benevento. Nelle ultime ore, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata un'offerta monstra anche dal Bari di De Laurentiis. Un club di Serie C, ma che punta ad una immediata risalita in cadetteria e potrebbe allettare il Pescara e Brugman, mettendo sul piatto tanti soldi per la società e per il giocatore. Pescare Bari, che erano già entrati in contatto per il difensore Marco Perrotta, anche egli potrebbe far parte della rosa barese nella prossima stagione. Intrecci di mercato, che potrebbero agevolare il pescare nella rincorsa al sostituto di Brugman, già individuato in Luca Palmiero, che è di proprietà del Napoli e quindi si avrebbe a che fare sempre con De Laurentiis. Palmiero, che ha giocato un signor campionato in prestito nelle fila del Cosenza. Sempre a centrocampo resta calda la pista che porta Massimiliano Busellato, l'ex centrocampista di Cittadella e Salernitana, ora di proprietà del Foggia, retrocesso in Serie C, con cui ha altri due anni di contratto. Il giocatore potrebbe svincolarsi in caso di mancata iscrizione del club al prossimo campionato, ma comunque è destinato a non rimanere a Foggia. Nel club pugliese c'è un altro elemento che suscita l'interesse del Pescara: si tratta del duttile centrocampista 25enne Francesco Deli, che ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio dei Satanelli nel match disputato. Lo Zaccheria contro il Pescara lo scorso 10 febbraio, elemento capace di coniugare bene quantità e qualità un po' in tutti i ruoli della mediana. Così come il 24enne Filippo Bandinelli, altro giocatore monitorato dal Delfino, molto buona la sua stagione a Benevento. Bandinelli che è di proprietà del Sassuolo con cui è legato fino al 2022, il club di Squincy potrebbe procedere ad un'altra stagione di prestito proprio a Pescara per farne proseguire il percorso di crescita. Insomma, tante dinamiche intorno alla mediana biancazzurra, visto che, oltre Brugman, è imminente la partenza di Frank Canutè, la cui operazione in uscita, destinazione Parma, è già stata impostata con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Intanto si è in pratica sciolto il nodo allenatore della primavera. Manca solo l'ufficialità, ma il successore di Luciano Zauri sarà Nicola Legrottaglie, l'ex difensore di Chievo, Juventus e Bologna, ripartirà dalla primavera bianca biancazzurra dopo aver allenato gli allievi del Bari, l'Acragas in Serie C dove si è dimesso dopo sei mesi di lavoro ed essere stato per circa dieci mesi il vice di Massimo Rastelli a Cagliari in Serie A.